A tutti, con questo video vorrei parlare del sexting maschile, uomini che inviano le foto dei propri genitali via messaggio. A chi di voi non è mai capitato di ricevere in modo inaspettato, a sorpresa, dei big penis? Succede un po' a tutte di avere nel cellulare la foto di un big penis inviato appunto dal bifolco di turno. Io lo chiamo bifolco, come se la foto nel cellulare oppure una foto eliminata dal cellulare. Lo chiamo bifolco di turno proprio perché questo tipo di uomo magari crede di poter indurre con la foto dei suoi genitali un orgasmo multiplo, la donna che riceve appunto questa foto. Cari maschi, se fate parte di questa categoria avete sbagliato tutto, perché le donne non si eccitano con la foto dei vostri genitali, mentre nell'uomo ciò che attiva il desiderio è molto spesso la vista. Per quanto riguarda le donne, ciò che attira il desiderio è la fantasia. Di conseguenza, evitate, evitate, evitate. Anche per essere presi in giro, per non essere bloccati, per non essere, insomma, visti come dei puri maniaci sessuali. Ovviamente non sono solo gli uomini a fare sexting, lo fanno anche le donne con l'invio di tette, culi e vagine online. Si tratta, sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda le donne, di persone con bassa autostima, persone che hanno molto probabilmente difficoltà a relazionarsi dal vivo, quindi nel reale, persone che hanno magari dei tratti narcisistici o persone che sono insoddisfatte, magari impegnate, sposate o sposati. E con questo video è tutto. Invito ai maschietti di non inviare le foto dei loro grandi genitali. Iscrivetevi al canale della Pink, mettete like se il video vi è piaciuto, attivate la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video. Un bacio dalla Pink. The Bixby.